Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net. La questione della TARES è anche la questione dove voi avete fatto delle tabelle, dei coefficienti. Chi sono quegli scienziati che vengono a dirci che le banche devono pagare meno l'immondizia, mentre le famiglie numerose, quelle che voi dite di difendere, voi di sinistra che dite di difendere le famiglie numerose, sono quelle che pagano di più l'immondizia. Lo sapete o non lo sapete? L'avete letto i coefficienti o avete giocato a risico? E qui mi riallaccio, signor Vice Ministro, una cosa che ho detto in questo Parlamento, un po' di tempo fa chiudo, dove dicevo, ma ci sono le case abusive, c'è l'abusivismo, qua tutti a gridare, razzista, non è vero. 1.300.000 abitazioni che non esistevano al catasto, fotografate. E chi paga l'IMU? Secondo voi, le case fantasma o quelli che ce l'hanno e sono accatastate? E l'immondizia la pagherà chi ha la casa accatastata e sanno dove abitano oppure no? Questa è la realtà, signor Ministro. Volesse fare una cosa intelligente, facesse pagare a chi non ha mai pagato e riducesse le tasse a chi continua a pagarle. Questo dovrebbe fare, Vice Ministro. Questa è una tassa, appunto, che è uguale per tutto il territorio. Dovrebbe essere una tassa che dovrebbe andare a ricoprire dei costi indivisibili dei comuni, a parte che va direttamente allo Stato. Ma anche se andasse ai comuni sarebbe sbagliata, perché se un ente locale, se un comune, per ad esempio la spesa per l'illuminazione pubblica, riesce a diminuirla perché fa degli investimenti utilizzando nuovi sistemi di efficientamento energetico, dunque c'ha un risparmio sui costi, perché questo risparmio che riesce a ottenere come comune non può darlo ai propri cittadini e dunque riuscire ad abbattere questo servizio, questo costo di questo servizio? In questo momento non solamente stiamo appesantendo, o meglio, o si è già appesantita, i cittadini di un'ulteriore tassa, ma una tassa scollegata anche dal fine per la quale dovrebbe in teoria essere stata stipulata quando è stata introdotta. Noi chiediamo semplicemente che se bisogna rivedere le capacità contributive in relazione ai servizi che erogano gli enti locali siano effettivamente mirate a tal fine. Oltretutto considerando che questo sembra l'ennesima appropriazione indebita da parte dello Stato centrale, che non riesce a tagliare gli sprechi, però ad aumentare le tasse per i nostri cittadini ci riesce regolarmente in ogni provvedimento. Grazie. Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net.